misery. Buonasera, siamo al penultimo atto della stagione, si avvicina sempre di più l'ora della verità. Domenica pomeriggio, come sapete, alle 16.30 allo stadio San Paolo di Napoli si giocherà lo spareggio per la permanenza in Serie A fra Piacenza e Cagliari. Sono previste trasmissioni speciali a Tele Libertà già nella serata di domenica, poi lunedì concluderemo con l'Eco della. Vi presento gli ospiti di questa puntata, che è tutta dedicata a rivedere i gol realizzati e subiti dai biancorossi nel corso del campionato. Vedete già inquadrato Luigi Carini, che ci ha accompagnato per tutta la stagione, giusto che si conclude in pratica con lui, e poi come sempre Marco Villaggi e Sandro Mosca. Ci sono delle novità, cominciamo da quelle di casa nostra. La squalifica di Daniele De Licari purtroppo è stata confermata. Le tre giornate erano state inflitte dal giudice sportivo proprio all'indomani dell'incontro fra Piacenza e Cagliari. Nulla da fare dunque per De Licari, che salterà la partita più importante dell'intera stagione. Oggi il Piacenza si è allenato regolarmente, tutto bene, a parte ha lavorato Taibi, che dovrà fare altrettanto domani. E domani pomeriggio partenza della squadra per Napoli. Ci sono poi delle novità che vengono e da Napoli e da Cagliari. Dunque, acque molto agitate, perché le due corse straordinarie della Tirrenia che dovrebbero portare domenica i tifosi del Cagliari a Napoli per seguire appunto lo spareggio potrebbero essere dirottate nel porto di Civitavecchia. È quanto proposto oggi il prefetto di Napoli, il quale ha invitato la compagnia di navigazione a soprassedere dell'organizzazione dei viaggi straordinari Cagliari-Napoli. Questo intervento ha suscitato le immediate reazioni. Cominciamo dal presidente della regione sarda, Federico Palomba, ha sollecitato un intervento del presidente del Consiglio e del ministro degli interni perché venga immediatamente revocato il provvedimento del prefetto di Napoli. Poi c'è stata già un'interpellanza al presidente del Consiglio e al ministro degli interni. L'interpellanza è stata presentata dal senatore Franco Meloni del Partito Sardo d'Azione, eletto con l'Ulivo, che ha chiesto la rimozione del prefetto di Napoli nel caso di, virgolette, reazioni inconsulte e conseguenti disordini, virgolette, alla decisione di non consentire l'attracco nello scalo partenopeo delle due navi straordinarie con i tifosi sardi per, virgolette, quindi citiamo, una valutazione globale negativa sulla situazione di ordine e sicurezza pubblica, chiuse le virgolette. Definita la decisione, citiamo, vergognosa e offensiva per il popolo sardo, distintosi in tutte le manifestazioni sportive per senso di responsabilità, civiltà, eccetera, eccetera, Meloni prosegue. Luigi, si sta preparando un clima, direi, sorprendente, visto da qua. Guarda, c'è veramente... allibiti di fronte a certe reazioni e anche certe prese di posizioni. Lunedì scorso qualcuno aveva accusato la trasmissione di aver montato da parte nostra troppo l'avvenimento, quando ci siamo limitati proprio allo stretto necessario per una giusta informazione e per un giusto risalto ad un avvenimento sportivo importantissimo. Qui invece i sardi secondo me stanno veramente esagerando. Hanno fatto del vittimismo durante il campionato, hanno fatto del vittimismo alla fine, hanno fatto del vittimismo con gli arbitri, con la sede, con una sede che io trovo assurda, costringere i piacentini ad andare a Napoli, quando c'erano tantissime altre soluzioni più intelligenti e molto più comode per noi. E ciò nonostante stiamo zitti noi e continuano a protestare loro. Ma a parte il fatto che poi in campo ci vanno i giocatori, quindi il fatto di avere 3.000, 4.000, 5.000, 9.000 spettatori oppure tifosi conta relativamente, trovo veramente stupefacente questi tipi di reazioni. Però è anche altrettanto vero che Cagliari è un caso particolare tra le 18 squadre di Serie A, perché in effetti rappresenta effettivamente la regione. Ma non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista sociale, vorrei dire, dal punto di vista politico, perché c'è in Sardegna un partito a carattere secessionista e quindi in queste cose qua trovo subito sfogo e trovo subito modo per rivendicare antiche pretese.
Per cui l'hanno voluto, a mio avviso, portare in politica perché... Sta diventando un pretesto, in poche parole. Ecco, per creare proprio questo clima, eccetera, per cui il Cagliari deve vincere, perché è l'unico modo, a un certo punto, per far tacere questa gente è lasciare il Cagliari in Serie A, e questo è nostro danno, e questo non può starci bene. Senti, abbandoniamo questo aspetto perché ci dilunghiamo, poi sono cose che non interessano, penso, ai telespettatori. A proposito, noi siamo in diretta, però questa sera non sono previsti i vostri interventi, proprio perché poi, seppur spezzettati i vari segmenti, ci saranno 40 minuti di gol da vedere, quindi rinviamo tutto a lunedì. Volevo dire però, Marco, io ho la sensazione che al di là di questa interpretazione molto ampia, chiamiamola storico-politica, data da Luigi, tutto mi fa pensare un pochino che sotto il profilo sportivo, perché io continuo a pensare in questi termini, il Cagliari tutto sommato abbia un po' paura di questo Piacenza, nel senso abbia un po' paura dell'esito dello spareggio, anche dovendo incontrare, che so io, il Perugia o la Reggiana, eccetera. Ma forse è l'ambiente circostante, perché poi bisogna vedere, cioè la squadra si sta allenando, dichiarazioni tutto sommato normali in settimana, al di là di questo silenzio stampa imposto da Mazzone. Sì, da oggi nei prossimi stampa, da oggi assoluto, non parla più nessuno. Però abbiamo visto, no, anche come la TV locale cagliaritana lunedì ha trattato la trasmissione pre-spareggio. In pratica se la davano da intendere l'uno con l'altro, colpi all'uno all'altro, sindaco, vice sindaco, insomma, preferisco non commentare. Direi di aggiungere, rispetto all'informazione che hai dato prima, che assieme alla comitiva della squadra partiranno anche tre primavera, cioè Zerbini, Matteassi e il portiere Marchesini, e ci sarà anche comunque dell'Icari, nonostante appunto non possa essere della partita. E Sandro ha delle notizie che riguardano invece l'organizzazione della partita a Napoli. Come abbiamo letto, non si vendono biglietti per i napoletani se non domenica mattina, è così? Se non domenica mattina, è questa cosa veramente assurda, perché anch'io qui a Piacenza addirittura ho ricevuto telefonate da tantissimi tifosi, ma non soltanto, sportivi che vogliono seguire la partita allo stadio e comprando il biglietto, e non avendo la possibilità di acquistarlo a Napoli mi hanno chiamato per comprarlo qui a Piacenza, ed è veramente paradossale. Tant'è vero che poi proprio nella filiale centrale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza appunto sono stati acquistati alcuni biglietti di tribuna, che poi è il settore a fianco alla curva B dove i tifosi della Piacenza saranno sistemati. A tal proposito anche molte persone, molti ragazzi tifosi che parteciperanno alla trasferta utilizzando macchine private mi hanno chiesto praticamente ancora una volta come si arriva allo stadio, e soprattutto voglio indicarvi che nel momento in cui si esce a fuori grotta sulla tangenziale, la curva B è praticamente quella che al semaforo si vede subito. Praticamente quindi sarà difficile anche che tifosi piacentini e tifosi cagliaritani, quali raggiungeranno l'altra curva, naturalmente la curva A, via mare, da via marina, perché naturalmente si presuppone che arriveranno con i traghetti e le navi al porto di Napoli. Quindi difficilmente potranno incrociarsi sia a livello pedonale, quindi a piedi, che con le macchine. Ribadisco, la curva B, che è poi la famigerata curva B degli ultra del Napoli, è quella che appena si vede. Quindi nel momento in cui si arriva nella zona del San Paolo, i tifosi piacentini dovranno soltanto entrare, quindi non cercare l'ingresso che a loro spetterà. Per quanto riguarda invece il Cagliari, squadra, dobbiamo darvi alcune notizie. Mazzone ha mischiato un po' le carte oggi nella partita amichevole contro la formazione dei dilettanti di Samassi, a 30 km dal capoluogo, questa località. Ha mandato in campo l'allenatore della formazione ricca di rincalzi, tanto è vero che ha schierato al centro d'attacco Banchelli, che è reduce da un grave infortunio, l'ha tenuto fermo per mesi, a Napoli andrà pure in panchina. Questa partitella si è conclusa con il risultato di 17-0, in evidenza Tovalieri, tanto per cambiare, 5 gol, Silva 6. La squadra partirà domattina per il ritiro di Torre del Greco. Ecco la notizia, la partita è stata disputata in un clima di grande entusiasmo, e queste scelte, dice l'Ansa, sono state fatte per non dare vantaggi agli avversari e mantenere il riserbo sulla formazione che verrà schierata al San Paolo. Secondo te, Luigi, questo Cagliari opterà per i tre d'attacco?
attacco, cioè Muzzi, Silva, Tovalieri, o come dice qualcuno invece Silva potrebbe stare fuori a beneficio di un centrocampista in più? Ma sicuramente le tre punte saranno appunto schierate, Tovalieri senz'altro, Muzzi pure. Potrei avere dei dubbi su Da Silva oppure O'Neill, perché non è proprio da scartare la carta O'Neill. Tutti e quattro dubito molto, per cui trattandosi di una partita dove non ci può essere il pari, cioè nel senso che dove non si possono fare calcoli, c'è da vincere e basta, probabilmente Mazzoni partirà con Silva, Tovalieri e Muzzi, però farà dei cambi in base alla partita, all'evolversi delle partite stesse. Qui c'è un'ipotesi, te la propongo, no? Quella della difesa 4 con Pancaro, Scucugia, Minotti e Bettarini, un centrocampo con Muzzi, Berretta, Sanna e O'Neill e un attacco con Tovalieri e Silva. Muzzi qui è considerato centrocampista a tutti gli effetti, poi sappiamo che è atipico come centrocampista. Però. Beh, in effetti è una punta atipica, oppure parte da lontano, insomma. Quindi che via di mezzo. Ecco, è un po' una punta moderna, cioè quelli che sanno costruire l'azione anche nelle proprie metà campo, quindi è senz'altro una pedina, a mio avviso, fondamentale, più che Tovalieri stesso, perché ha dei compiti particolari, Muzzi, e se non lo bloccheremo, saranno problemi seri per noi in difesa. Marco, ho sentito trasmissioni specialistiche oggi che hanno dato praticamente la formazione del Piacenza, reti nazionali, Taibi in porta, poi Polonia, Conte, Tramezzani con Lucci libero, poi centrocampo con Valtolina, Di Francesco, Scienza, Valotti e Piovani e Luiso avanti. Valtolina sì, Valtolina no, secondo te come sarà? Ma visto la partita contro il Perugia direi che non dovrebbero esserci dubbi da questo punto di vista. Io sono quasi convinto, anche se Muzzi ha proprio dichiarato a chiare lettere, ma è chiaro, lui ci pensa alla formazione, ma la deciderà soltanto domenica mattina, io dico che appunto dovrebbero rientrare Polonia e Piovani rispetto alla vittoriosa partita contro il Perugia, per il resto dovrebbe lasciare l'assetto invariato. Sandro? Sì, il quotidiano napoletano per il quale collaboro mi aveva chiesto già mercoledì scorso di abbozzare la formazione del Piacenza, è praticamente quella che tu hai elencato poco fa, con chiaramente tutti i benefici dei dubbi, perché chiaramente dovranno giocare giocatori che sono più in forma, questo lo sa soltanto Muzzi, anche se mi sembra che quelli elencati anche da Marco, mi sembrano i giocatori che poi alla fine scenderanno in campo, però sappiamo bene che Mazzone ci ha abituati a delle grosse sorprese proprio nei minuti finali prima dell'inizio della partita, quindi anche Muzzi dovrà stare attento sotto questa prospettiva. A proposito dei giocatori più in forma, aggiungo, come Mazzone ha mischiato le carte, le ha mischiate anche Muzzi oggi nel corso dell'amichevole, no? Schierando qualche presunto titolare nella formazione di rincalzi, che fra l'altro si sono imposti con i gol di Valtolini e Zerbini, ma al di là di quello direi che oggi c'erano 35-36 gradi, non so qual era il tasso d'umidità, ma sarebbe stato da pazzi forzare i ritmi, bisogna mantenere tutte le energie per domenica. Sì, quindi anche per fare appunto, diciamo, riferimenti, noi abbiamo nelle ultime prestazioni del Piacenza due partite classiche, il Cagliari ed il Perugia. Ora il Perugia era una partita diversa da quella che dobbiamo fare domenica, e c'era anche un terreno completamente diverso da quello che troveremo a Napoli, perché abbiamo visto tutti che era oltremodo pesante, e quindi questo avrebbe potuto indurre Muzzi a fare certe scelte che probabilmente in condizioni diverse, come potrebbe essere domenica, non farebbe. A parte che avrà appunto Polonia e Piovani che non aveva contro il Perugia, per cui io non darei scontato la formazione che ha fatto Marco, non che non la condivida, ma però ritengo che conoscendo Muzzi farà ancora delle sorprese. Sei possibilista su qualche novità. E volevo dire un'ultima cosa, intanto prego la regia di preparare la telefonata con Giancarlo Piva per avere le ultime sulla preparazione, ecco, poi invece cominciamo a passare le immagini che più contano, quelle dei gol, però vorrei chiudere qui anche l'informazione spicciola, quella che nel contingente interessa di più. Ecco, volevo dire che prima avete sentito parlare un po' di queste polemiche su Cagliari, eccetera, ci rivolgiamo in particolare
tifosi del Cagliari, che sappiamo che ci stanno seguendo, che sono anche la nostra provincia, le province limitrofe, perché noi non mettiamo assolutamente in dubbio il valore sportivo di questo evento, anzi vorremmo che tutto fosse ricondotto a questo, che se Cagliari eventualmente dimostrerà di essere più bravo a San Paolo sarà giusto così, ecco. Insomma, non vorrei che qualcuno strumentalizzasse anche parole spese qui, seppure in un ambito molto ristretto, visto che la nostra è un'emittente prettamente locale. Pronto? 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 Abbiamo perso Piva, cerchiamo di recuperarlo. Ecco, dare, sì, l'ultimo. Pronto? No, non c'è. Volevo solamente aggiungere, ecco, come era facilmente prevedibile, poi nonostante tutte queste chiacchiere, non dico problemi, ma chiacchiere sono state fatte a Cagliari, saranno di più i tifosi sardi, perché comunque in effetti la trasferta è meno agevole per i piacentini. Va bene, pronto? Pronto Piva? Sì. Ah, buonasera. Buonasera. Allora, noi abbiamo saputo di 41 pullman organizzati, come stanno le cose a oggi, a questo momento? Sì, dovrebbero essere 41 pullman. Per un totale di stimato in quante persone? Beh, perché so che c'è una variabilità tra... Il conto preciso non l'ho ancora fatto dalle persone, dovrebbero essere intorno alle 1.600. 1.600, più un certo numero che raggiungerà Napoli con mezzi diversi, allora è attendibile quelle stime che avevamo fatto lunedì scorso, dalle 2 alle 3.000 presenze piacentine a Napoli? Sì, penso che 2 o 3.000 piacentini dovrebbero essere presenti a Napoli, perché oltre ai pullman ci saranno parecchie macchine, qualcuno che viaggia in treno. Sì. C'è ancora possibilità di prenotarsi per i pullman oppure è tutto chiuso, i giochi sono fatti? No, non riusciamo più a trovare pullman. Quindi adesso a questo punto è chiuso. Mi scusi Piva, ma questa difficoltà a reperire pullman a cos'è dovuta? Non ci sono pullman purtroppo, è che molti hanno le gite, altri, qualcuno addirittura non lo dà perché a Napoli non li mandano. Cioè, hanno dei timori legati alla partita in sé, all'ambiente in sé? No, qualcuno addirittura di Milano ci ha detto chiaro e tondo che a Napoli non mandano i pullman. Adesso non so se hanno paura dei napoletani o per i tifosi. Non credo proprio che abbiano paura dei napoletani. Non comunque penso. C'è una domanda di Carini per lei, Piva. Sì. Carlo, ciao. Sì. Ciao Luigi. Corrisponde al vero che il nostro sindaco, sì, dottor Vaciago, abbia detto che non vuole lasciare un piacentino a casa, per cui è convinto di recuperare ulteriore pullman fino all'esaurimento delle persone che vogliono raggiungere Napoli? Corrisponde al vero questa informazione? Beh, questo a me non risulta, mi farebbe molto piacere se fosse vero. Sì, ma oggi il sindaco in una conferenza stampa ha detto che lui ha sollecitato l'intervento dell'ACAP per quanto è possibile, ha spiegato bene quali sono le competenze dell'amministrazione comunale in questo ambito. Noi eravamo un po' sorpresi, per la verità Piva, del fatto che non si riuscissero a trovare, proprio a reperire pullman. Sospettavamo di certe motivazioni e comunque c'è Villaggi che ha qualcosa da dirle. No, Giancarlo, chiariamo una cosa. L'orario di partenza di tutti i 41 pullman è fissato alle 4 con un ritrovo 3:30 oppure ci sono delle differenze? No, è fissato per le 4. Questa è una cosa che speriamo i tifosi lo ascoltino, perché dovrebbero trovarsi tutti allo stadio alle 3:30 e partenza alle 4, perché sennò poi ci sono difficoltà a arrivare in tempo. Ecco, è un'altra cosa, parliamo del discorso biglietti, indipendentemente dal discorso biglietto unito alla trasferta, si possono trovare presso il centro coordinamento e il bar fotocopia, cioè il bar Piccadilly e il bar fotocopia questi biglietti? No, adesso praticamente noi abbiamo tenuto i biglietti solo per chi ha prenotato. Quindi ci sono solamente in sede? Sì, i biglietti limite li trovano in sede o se no li trovano a Napoli. Napoli li mettono in vendita domenica mattina. Va bene Piva, la ringraziamo, grazie. Aspetta, una cosa. L'umore dei responsabili del tifo organizzato che sono lì con te alla riunione com'è? Beh, l'umore è buono, c'è molta euforia, andiamo al viaggio della speranza. Sì, vabbè. Grazie Piva, no, di nuovo, buonasera, buon lavoro e ringraziamo per il suo impegno. Ecco, io vorrei un ringraziamento, ecco, dobbiamo farlo anche alla Cassa di Risparmio, ecco, di Parma e Piacenza, che è lo sponsor che ha seguito la squadra
in tutto questo campionato un aiuto sostanzioso, ha seguito anche le trasmissioni di Telelibertà, compresa questa, quindi ci sembra un ringraziamento doveroso. Dimmi. Ecco, sì, a proposito della CRAL, della Cassa di Risparmio, i quattro pullman che porteranno 207 persone partiranno invece a un quarto alle 5 dal piazzale Torino. Quindi, per chi non lo sapesse, chi ha la prenotazione, chi ha la prenotazione era mirata a quello, no? Ecco. Chi ha la prenotazione sul pullman della Cassa sul pullman della Casa Risparmio, piazzale Torino, alle 4:45 a un quarto alle 5, non un secondo più tardi. Gli altri pullman alle 3:30 allo stadio Garilli, ecco, nel piazzale allo stadio Garilli. Sì. Anche se ripeto, proprio l'ultimo momento circolava una voce che c'erano altri pullman in partenza anche da Piazza Cavalli. Questo non è una voce confermata. Bisogna anche ricordare che la Banca di Piacenza ha organizzato un pullman doppio di 75 posti e erano in allestimento anche altri pullman privati, fra i quali un paio a Borgonovo, uno sicuramente a Gropparello, quindi vedi che, però diciamo che il grosso parte, cioè la spedizione principale parte dal piazzale dello stadio, ritrovo alle 3:30, partenza alle 4. Speriamo di non aver dimenticato nessuno. No. Adesso in breve tempo cerchiamo di introdurre questi gol biancorossi, ripeto, sono 40 minuti di gol, noi li abbiamo sezionati, divisi in quattro parti, facendoli corrispondere a dei periodi ovviamente del campionato. Ci sono vari replay, dico subito che per alcuni gol i replay sono più numerosi, per altri meno, non è colpa nostra, è perché presi dalla teletrasmissione, è vero, in alcuni casi c'erano più replay, in altri meno. Pronto? Sì, pronto. Oh, questa è una voce che conosciamo. Sono Piva ancora. Piva. Allora, sì. Abbiamo fatto due conti sui pullman, sono 2200... E mi sembravano pochi. Sì, 2280 persone circa sui pullman. 2000? E 280. E 2300, vedi. Quindi siamo di più di 3000, dai. Quindi alla fine dei conti si sfora anche il tetto dei 3000. Sì, sono più di 3000 sicuramente. Va bene. Ok. Buonasera. Buonasera, abbiamo riconosciuto la voce. Dunque, stavo spiegando ai telespettatori come funziona questa parte di gol. Abbiamo adesso un minuto per introdurre questa raffica di reti. Io stavo dicendo che in alcune occasioni i replay sono più numerosi, in altri meno, perché sono ricavati dalla teletrasmissione e in alcuni casi la diretta dava tot replay, in altri casi ne dava meno, quindi non è che abbiamo fatto scelte. Devo aggiungere un particolare anche curioso, che l'altro giorno ho incontrato Taibi per caso e mi ha detto: per forza mi fate vedere tutti i gol che ho preso con i replay. Allora Taibi, ho promesso che nell'ultima puntata prepareremo anche una cassetta con i suoi interventi più importanti. Luigi, Piacenza è la squadra che ha comunque segnato un gol, se non ricordo male, appena in più della Reggiana. Sì. E questo è un 29 contro 28, deve essere. Sì, esatto. E questo è un dato che preoccupa, visto che il Cagliari deve aver segnato 45 gol. Viceversa, il Cagliari ha avuto problemi indietro. Nell'introdurre questa raffica di gol, questi dati possono contare o viene tutto azzerato in funzione dello spareggio? Ecco, auguriamoci che sia quest'ultima ipotesi, perché i numeri sono tutti negativi nei confronti del Piacenza. Purtroppo siamo ultimi in tutte le varie classifiche che possono esprimere un certo potenziale offensivo, compreso i pali. Noi abbiamo preso 3 pali e nessuno ha preso così pochi pali come noi, ecco, per dire, nessuno ha battuto così pochi corner come noi, insomma, i dati. Però ripeto, quello che è stato il campionato non ha nessun riflesso su una partita di spareggio. Lì si gioca tutto alla pari, non ci sono il miglior attacco, il miglior difensore, non c'è niente. Però sulla carta è chiaro che il Cagliari ha un attacco più forte del nostro, ma noi abbiamo una difesa più forte della loro. Partiamo allora con la prima parte. Vi invito a guardare con attenzione i gol, perché al termine di ogni segmento voi mi indicherete il gol più bello realizzato e il gol più bello subito. Andiamo con le immagini. Per il Piacenza il campionato inizia sabato 7 settembre.
L'impegno è di quelli pesanti, trasferta all'Olimpico contro la Roma. I giallorossi vanno in gol al 13° angolo di Balbo e colpo di testa di Aldair. La Roma raddoppia il 37° del primo tempo. La rete è di Balbo. Il Piacenza reagisce e guadagna un calcio di rigore al 5° minuto della ripresa. L'entrata fallosa di Carboni su Piovani. Protesta del capitano giallorosso. Realizza Luiso. Fonseca però chiude i conti al 28° del secondo tempo. Viene fermata un'azione di Piovani. Riparte Tommasi. Il gioco si sposta sulla sinistra, da dove Carboni fa partire un cross, il colpo di testa di Tramezzani serve involontariamente Totti, tiro, respinta di Taibi e gol di Fonseca. Dopo lo 0-0 interno con il Parma, il Piacenza va a Napoli. Azzurri in vantaggio al 31° del primo tempo con Caccia. Luiso pareggia al 23° del secondo tempo. Contro il Vicenza, protagonista ancora Luiso. Il centravanti raccoglie un bel invito di Pin e batte Mondini. Impegno proibitivo per i biancorossi a San Siro contro l'Inter. La squadra di Mutti si difende però bene fino al 44° del primo tempo quando Branca insacca. Nella ripresa l'Inter raddoppia grazie a un gran numero di Giorca F. L'attaccante controlla questo pallone, elude l'intervento di Taibi, tutta la difesa biancorossa e realizza il 2-0. Piacenza conquista 3 punti pesanti contro la Reggiana, avversario diretto nella lotta per la salvezza. Il primo gol al 23° del primo tempo, angolo di Valtolina, correzione di Francesco e guizzo sotto misura di Luiso. Ancora Luiso, protagonista al 31°, suo il gol del 2-0.
Si chiude al 43esimo del secondo tempo, azione corale dei biancorossi, cross di Valotti e colpo di testa di Di Francesco. Cagni torna alla Galleana, ma non è giornata fortunata la sua. Spunto di Valtolina, intervento di Gregori su Luiso, calcio di rigore al 42esimo del primo tempo. Protesta il portiere degli Scaligeri. Rivediamo il fallo. Rossi di Ciampino non ha dubbi, calcio di rigore e gol di Luiso. Il gol della sicurezza arriva al 12esimo minuto del secondo tempo. Entrata fallosa ai danni di Luiso e calcio di punizione accordato dall'arbitro. Destro di Scienza e 2-0. Brutta giornata per i biancorossi a Genova, è il Mancini Day. Il fantasista blucerchiato porta in vantaggio i suoi dopo 16 minuti. Il raddoppio al decimo minuto del secondo tempo. Ancora Mancini, respinta di Taibi, c'è forse un fallo di Veron, l'azione prosegue, una serie di deviazioni e Carparelli gira a segno. Il Festival Blucerchiato si chiude al 35esimo minuto, è una combinazione Salsano-Mancini, gol di quest'ultimo da fuori classe. Lazio va in vantaggio al settimo, lo spunto è di Casiraghi, il cross, il tocco comodo di Signori. Il Piacenza pareggia al 27esimo, gran calcio di punizione di Scienza, nulla da fare per Marchegiani. La squadra di Zeman reagisce al 40esimo, c'è questa entrata fallosa di Maccoppi su Chamot. Calcio di rigore che lo specialista Signori trasforma. Gli ospiti chiudono il conto al nono minuto del secondo tempo. Grande azione di Fuser, tocco di destro in anticipo di Signori che fa tripletta. We'll be right back.
A Firenze i viola vanno in vantaggio con un calcio di punizione di Robbiati al 27esimo del primo tempo. Ecco la parabola imprendibile per Taibi. Biancorossi raggiungono il pari il 20esimo della ripresa. Fallo di Fiericano su Tentoni e calcio di rigore trasformato da Luiso. Bene, finita la prima parte, allora andiamo a dare il giudizio. Luigi, qual è il gol più bello realizzato a Piacenza e qual è, diciamo, quello più brutto, cioè il più bello subito? Quello più bello di questi qua che, sì, che abbiamo visto credo che sia quello di Luiso, il secondo con la Reggiana. Quello di testa è stato molto bello, anche perché è venuto su un cross favoloso di Moretti, quindi è stato proprio bello. Sei tu, non perdi occasione. Comunque sul più brutto rispondi dopo, dai. Sentiamo Marco sempre sul più bello. Ah, siccome Luigi me l'ha fregato, direi allora quello, anche quello con Vicenza è stato molto bello, la preparazione di Pin, ottimo assist, Luiso freddissimo ad esterno, infilato Mondini. Sandro? Quello di Luiso di testa contro il Napoli su cross di Piovani. Ricominciamo il giro con il più brutto, vediamo se ce la facciamo, cioè, in tempo quello più brutto, bello, tra virgolette, il più bello subito. Subito, sono molto incerto tra il primo gol di Mancini a Genova e anche quello di Robbiati, sì, la punizione, l'ultimo che avete. Facile dire quello di Djorkaeff a San Siro, ma porrei l'accento anche sul gran colpo di testa di Aldair, il primo gol della Roma. Sandro? Da fermo Robbiati su punizione, su azione quello di Djorkaeff. Posso sostenere voi due su Djorkaeff, sono d'accordo. Ci fermiamo per il primo break pubblicitario. Sì, qui abbiamo dei cameraman spiritosi. Adesso Marco Villaggi vi introdurrà la seconda parte, della durata di circa 10 minuti, vedremo i gol che vanno da Piacenza-Milan a Cagliari-Piacenza, quindi è stato un periodo iniziato benissimo con la vittoria sui rossoneri, campione d'Italia allora, e concluso, quando arrivava. Sì, abbiamo pareggiato molto bene anche con i campioni d'Italia attuali in quel periodo. Non volevo dire questo, concluso male, poi invece con la sconfitta a Cagliari. Qui si stanno facendo, intanto, lo dico per la vostra informazione, un po' di conti, nel senso che se non cambiano all'ultimo momento le norme relative all'acquisizione e cessione di diritti, domenica sera noi trasmetteremo la partita attorno alle 23.30 e in replica lunedì alle 20.15. Alle 20.40 di domenica, quindi precedente, ci sarà uno speciale dedicato allo spareggio. Lunedì poi, dopo la partita, quindi alle 22.10, l'ultimo numero dell'eco della A. Allora, Villaggi, ho dato l'informazione che dovevo. Che sia ancora l'eco della A? Sarà sicuramente l'eco della A. Il titolo non si cambia. Il titolo non si cambia. Dai, introducimi in questo periodo iniziato così bene e finito male. No, in effetti Piacenza in gran palla, soprattutto nei due confronti interni, con le grandi, anche se il Milan poi ha finito davvero da piccola, e poi è iniziato un periodo di involuzione che così ha screditato un po' la grande immagine conseguita dal Piacenza per buona parte di giornate andate. Sì, stavo dicendo, scusa, che in mezzo infatti c'è lo 0-4 di Bergamo. Possiamo andare allora con le immagini. Appuntamento con i campioni d'Italia allo stadio della Galleana. Al nono Valotti elude l'intervento di Albertini e sorprende così Rossi. Il portiere del Milan non è in giornata, il 44esimo regala questo pallone a Luiso, vanno il recupero di Baresi perché Di Francesco appoggia comodamente in rete.
partenza sprint dei rossoneri in avvio di ripresa sul cross di Simone, il controllo di Dugarry che conclude a segno. Al 23esimo il pareggio del Milan, la respinta di Conte, il tocco di Savicevic, il controllo di Dugarry e il rasoterra in rete. Al 26esimo il gol capolavoro di Luiso. Pochi commenti, solo applausi. Bologna il primo tempo si chiude sullo 0-0, settimo della ripresa, incursione di Paramatti frenata da Di Francesco, per l'arbitro è calcio di rigore, batte Kolivanov e Taibi para, Conte manda in angolo. Sul cross dalla bandierina il più lesto è ancora Paramatti, Scienza para quando la palla è già entrata. Il gol del pareggio arriva al 46esimo, gran colpo di testa di Tentoni sul cross di Piovani. I nerazzurri vanno in vantaggio alla quarto d'ora, calcio di punizione di Morfeo, giustamente temuto dalla difesa del Piacenza che poi si addormenta ed Inzaghi fa un gol facile facile. È ancora di Inzaghi il gol del 2-0, l'iniziativa sulla destra di Sgro, il tocco dell'attaccante piacentino. Il punteggio si fa pesante nella ripresa. Nessuno riesce a contrastare Inzaghi e Rotella può scaricare in rete. Inzaghi scatenato opera questo cross al 18esimo. Buon controllo di Sgro che prende la mira e batte Taibi. L'anno si chiude con la visita al Galleana della Juventus. I bianconeri vanno in vantaggio al 14esimo con Padovano. Pareggio meritatissimo al 41esimo, angolo di Piovani e colpo di testa di Dellicarri.
Inizia il 97 a Cagliari, Piacenza, Vane, lo struggente ricordo dell'ingegner Grilli scomparso improvvisamente qualche giorno prima. La partita inizia male per i biancorossi che subiscono un calcio di rigore per questa entrata di Brioschi ai danni di Pancaro. Taibi è grande e sullo stesso Pancaro si oppone con successo. In avvio di ripresa, palla gol per il Piacenza, il colpo di testa di Luiso va a segno, ma il guardaline segnala la posizione di fuorigioco dello stesso attaccante. La partita si decide nel finale esattamente al 34esimo, cross da sinistra, colpo di testa di Romero e gol di Lonstrup. Abbiamo voluto ricordare l'ingegner Grilli in modo discreto, vorrei che Luigi continuasse sempre su questa linea. Beh, guarda, bando alle retoriche perché tra l'altro non è neanche il momento, però quest'anno noi abbiamo perso un caposaldo importantissimo per le fortune della squadra e della società. Ed sarà molto difficile rimediare a queste perdite. Il figlio Stefano ci tenta e speriamo che si riesca a continuare l'opera iniziata e così ricca di successi sportivi, ma anche soprattutto di immagine che ha dato a Piacenza sia alla società che a tutta la città l'ingegner Grilli. Doverosamente le abbiamo titolato lo stadio e doverosamente dobbiamo anche alle vigilia di questa importantissima partita comportarci in campo e anche allo stadio, tifosi, giocatori e dirigenti come l'ingegnere voleva, quindi con la massima sportività, con la massima educazione, con la massima civiltà come lui ci ha sempre insegnato e ha sempre dato l'esempio. Torniamo all'aspetto puramente tecnico, allora Marco comincia tu adesso. Il gol più bello del Piacenza di questa parte, facile dire gol insomma. Beh sì, per forza, il gol più bello che poi fra l'altro sì, ma almeno di Luiso secondo me è uno dei migliori del campionato, sì, il gol di Luiso contro il Milan. Il gol più bello che abbiamo subito, non voglio citarlo, nel senso che mi è piaciuto quello di Lugarri, ma il gol più brutto, come lo vogliamo chiamare, è stato proprio quello di Lonstrup a 11 minuti dalla fine di una partita in cui avevamo sofferto tantissimo, in effetti il Cagliari meritava, però la squadra di Mazzone lì di mezz'ora svantaggio e adesso ce l'abbiamo di fronte allo spareggio. Sandro? Quello di Luiso naturalmente. Tra e l'altro? Fatti, il quarto dell'Atalanta, mi sembra, di Morfeo. Quello, no, di Sgro. Di Sgro. Forse, quello di Sgro. Luigi? Beh, il nostro Beluiso è un po' fuori concorso, diciamo, sì, perché ecco, io vorrei ricordare quello di Tentoni, perché è stato un gol stupendo anche quello, anche perché è arrivato quasi insperato e quindi è stata una prodezza. E l'altro? E invece per quanto riguarda il gol punto subito sono d'accordo con Sandro, quello di Sgro, sì, è stato molto bello. Anche per merito di Inzaghi che ha fatto un'azione stupenda e lui l'ha proprio coronata e Sgro con un calcio meraviglioso per precisione e anche difficoltà tecnica. Ci fermiamo, pubblicità. Cosa mi state dicendo? Siamo in onda. A Sandro Mosca affidiamo il compito invece di introdurre la terza parte. Vedremo i gol che vanno dall'1-1 di Perugia fino allo 0-0, qui abbiamo messo lo stesso la partita in Milan-Piacenza perché c'è l'episodio del rigore di Albertini. Un sì. Periodo contrassegnato da una sola vittoria, sì, quello sul Napoli.
Una sola vittoria contro il Napoli, peraltro meritata, contro un Napoli piuttosto deludente, però un Piacenza già maturo, già che stava crescendo, che aveva attraversato un momento difficile, che si era forse accontentato dei due pareggi a Reggio Emilia e a Verona, ma una squadra che andava vicina ad ogni vittoria, con dei punti importanti in trasferta, vedi quello di Perugia, per concludere proprio con quello di Milano col Milan. Luigi, stavi dicendo qualcosa relativamente a ieri sera, o era una frecciatina da dare a Villaggi, che per la 35esima volta sarà nel corso della stagione domenica a seguito del Piacenza, unico giornalista, lui ha detto, Piacentino aveva fatto l'unplanned. Non solo, ma... No, ma sono stato agevolato dal fatto che Paolo Gentilotti non era potuto venire a Torino perché doveva lavorare ovviamente. Certo. E Andrea Morini, che è il mio collega radiofonico anche, era impegnato per lavoro, altrimenti... E ma quindi, questo non è soltanto un record stagionale, perché Marco, sono 8 anni che non manchi una vita di Piacenza, credo. No, il primo anno di Cagni ero mancato perché si sposava mio fratello. No, ti daremo il premio fedeltà. Forse abbiamo capito perché Piacenza non vince quasi mai in trasferta. Colpa di Villaggi. Le ha viste tutte. A Genova c'ero. Forse quando vincemmo con gol di Turini. E chissà che non si vinca in trasferta proprio domenica prossima. Anzi, si deve vincere. Ce lo auguriamo, legge dei grandi numeri. Neutro. Le legge grandi numeri, stavo dicendo, anche perché in trasferta non abbiamo più incontrato squadre come il Genoa, questo detto rispetto al nostro amico Giacomo Bagnasco, collega di Libertà e grande tifoso del rossoblù, deluso poi perché il Genoa eccetera, andiamo troppo avanti. Bene, vediamo allora questi gol numerosi, alcuni molto belli. Dopo lo 0-0 interno contro l'Udinese, i biancorossi vanno a Perugia, Umbri in vantaggio con Negri al 17° del primo tempo. Piacenza reagisce e al 19° sempre del primo tempo Valotti centra il palo. Il pareggio al 29° della ripresa. Azione corale sulla destra, cross, sponda di Tentoni per Scienza che fa 1-1. Ancora uno 0-0 deludente contro la Roma e poi c'è il derby del Ducato. Il Parma si impone per 1-0 grazie a una prodezza di Chiesa al 12° minuto del secondo tempo. Il riscatto arriva immediatamente, ospite allo stadio della Galleana, il Napoli. Lunga azione di Piovani sulla destra e poi c'è la sua splendida apertura per Scienza che realizza di sinistro. A Vicenza la squadra di Butti sorprende in avvio gli avversari. Prodezza di Piovani e grandissimo gol. E Vicenza pareggia 10 minuti dopo, al 13° del primo tempo, con Beghetto. Gli impegni di Coppa invitano l'Inter all'incontro notturno. Il Piacenza usufruisce di un calcio di rigore per questo fallo di mano di Fresi
nel primo tempo. Pagliuca però neutralizza la conclusione di Luiso dal dischetto. L'Inter ne approfitta e al 40° va in vantaggio con Ins. Gol fotocopia del centrocampista inglese 6 minuti dopo, al 46° del primo tempo, 2-0. Ganz chiude il conto al 9° della ripresa. Dopo due 0-0 consecutivi contro Reggiana e Verona, arriva la Samp. Piacenza in vantaggio grazie al sinistro di Tramezzani al 14° del primo tempo. Il raddoppio è firmato da Piovani al 29°, sempre nel primo tempo. In una difesa distratta, Montella accorcia le distanze al 40° del primo tempo. L'azione molto prolungata, cross al centro, tutti fermi, ultimo tocco per Montella che sorprende Taibi. Il pareggio al 3° minuto della ripresa, lo firma Pesaresi al 1° gol in Serie A, il servizio di Mancini. Olimpico ancora fatale ai biancorossi. Azione confusa in area, l'arbitro opta per il calcio di rigore. Inutili le proteste dei biancorossi. Dal dischetto, impeccabile la trasformazione di Signori, è il 32° del primo tempo. Il raddoppio al 28° del secondo tempo, servizio di Signori, colpo di testa vincente di Rambaudi. Si spera nei 3 punti contro la Fiorentina, ma i viola per l'occasione in maglia bianca vanno in vantaggio con Amoruso all'11° del secondo tempo. Il pareggio arriva 9 minuti dopo. Il gol è di Luiso che chiude così un lungo digiuno.
Milan di quest'anno non ingrana proprio e il Piacenza ne approfitta. Allo stadio Meazza di San Siro finisce 0-0. I rossoneri falliscono anche un calcio di rigore al 40° del primo tempo. Bravo comunque Taibi su UEA. Rieccoci ad esaminare allora anche questa sequenza. Luigi, cominciamo da te questa volta. Allora, il gol più bello? Quello di Piovani contro il Vicenza. E quello al passivo? Chiesa. Penso che qui siamo tutti unanimi. Sentiamo bello, Marco, scusa. Sì, sono direi dello stesso parere. Tra i più belli comunque voglio citare anche quello di Scienza contro il Napoli, è stato bello. Sandro? Sì, indubbiamente questi due, fondamentale però psicologicamente il gol più semplice forse, quello di Luiso contro la Fiorentina. Sì. Luiso non lo abbandoni proprio mai, giustamente. No, dico psicologicamente perché da allora poi ha cominciato a segnare. Sì. Sarebbe... Il mio era uno scherzo, lo sai, no? Cioè, qualche novità intanto da Napoli no? No, le ultime notizie, gli ultra sono riuniti per parlare dei problemi del Napoli, dei possibili altro. Acquisti, anche quello di Bellucci. No, no, ma io intendevo in chiave spareggio, siccome ho visto che ti sei attivato per cercare un collega. Sì, praticamente avremo una diretta televisiva alla fine della trasmissione con un collega napoletano che ci dirà proprio le ultimissime sul fronte partenopeo. Diretta per ciò che riguarda l'organizzazione. Diretta telefonica, spareggio. Precisiamo. Diretta telefonica. Bene, ci fermiamo per il terzo e ultimo break. Siamo pronti per le ultime sei partite. Quelle che vanno da Piacenza-Bologna fino alla sfida spareggio-salvezza, chiamatela come volete, sfida o spareggio con il Perugia. Luigi, io approfitto di te perché c'è stata poi la discussione in questi giorni, no? Sarebbe stato meglio affrontare, ne avevamo già parlato, il Cagliari o il Perugia? Molti sono convinti che sia andata bene così, altri di parere opposto. Viste le premesse ovviamente. Allora, io credo che dal lato tecnico il Cagliari abbia uno spessore superiore al Perugia. Si è visto in campo e anche uomini qualitativamente migliori. Però come preparazione psicologica è meglio il Cagliari. Cioè possiamo caricarci meglio, abbiamo più stimoli perché... Il Cagliari non l'abbiamo mai battuto, siamo stati vittime anche di ingiustizie sia nelle partite d'andata che nelle partite di ritorno, per cui avremo anche dei motivi in più. Invece il Perugia, avendolo già battuto, è difficile ripetere un risultato contro la stessa squadra. Marco? Sono d'accordo con Luigi, aggiungerei che sarebbe stato molto meglio affrontare la Reggiana nelle ultime sei partite. C'è andata male? No, c'è andata male in questo senso perché... In effetti, volendoci guardare, già 3 o 4 mesi fa eravamo tutti convinti che, per dire, la trasferta di Udine sarebbe stata una trasferta abbordabile. Poi l'Udinese ha cominciato a inanellare risultati incredibili, è arrivata in Coppa UEFA, quindi da quel punto di vista ci è andata male. E direi che comunque vale la pena sottolineare, anche se l'hanno già fatto gli altri protagonisti, qua non l'abbiamo ancora detto, dei 37 punti conseguiti dalla squadra. L'anno scorso ci valsero la salvezza a una domenica della fine, quest'anno invece bastano soltanto per lo spareggio. Sandro, sì, però è vero che è difficile fare raffronti fra un campionato anche e l'altro, comunque... però è vera questa considerazione ripetuta spesso da Mutti. Piacenza ha giocato tutte partite vere in questo senso, cioè non ha trovato squadre già retrocesse o demotivate. Sotto questo aspetto non ci piove, anche se il calendario era piuttosto favorevole alla fine per il Piacenza, perché comportava numerosi impegni casalinghi, ma soltanto per questo, però contro tutte avversarie motivate. Resta però un dato di fatto, Perugia è più forte del Cagliari, penso sotto tutti gli aspetti, del resto è nata come squadra che doveva aspirare a delle cose ben diverse dalla salvezza, ha avuto dei problemi interni. Altrimenti a questo punto forse non staremo parlando nemmeno di spareggio. Luigi voleva dire una cosa. Sì, volevo aggiungere le parole di Gaucci lunedì scorso al processo del lunedì, il quale Gaucci afferma che le ultime sei giornate poche sono state le partite vere e le partite sincere.
Sicuramente tra queste poche ci sono tutte quelle del Piacenza. Non altrettanto si può dire sia del Perugia che del Cagliari. E questo è un rilievo che deve fare riflettere, non tanto noi comunque vada, ma speriamo deve far riflettere. Non sia un rammarico lui. Ecco, spero che non sia un rammarico, comunque in tutti i casi devono provvedere affinché questo non si ripeta, perché ogni anno si ripetono di queste partite. Sarà comunque molto difficile. Rivediamo allora le ultime 6 partite del campionato del Piacenza. Allo stadio Garilli, vantaggio immediato contro il Bologna. Il gol d'apertura è di Di Francesco al 17° del primo tempo. Al 41esimo, grossa opportunità per raddoppiare. Per questo fallo ai danni di Luiso, l'arbitro decreta un calcio di rigore. Ma Antonioli imita Pagliuca e sventa in angolo. La beffa arriva al 41esimo del secondo tempo, la firma Anderson. Una settimana dopo il Piacenza vendica lo 0-4 subito a Bergamo. Vantaggio grazie a Luiso al quarto d'ora. La risposta dei nerazzurri arriva al 31esimo, un rapido contropiede condotto da Morfeo, pallone toccato a Inzaghi, apertura sulla destra per Sgro e Super Pippo fa il gol dell'ex. Piacenza non sta a guardare, al sesto della ripresa Conte trasforma in gol questo splendido appoggio di Moretti. Ancora un'invenzione di Moretti al 17esimo, il preludio al terzo gol del Piacenza, lo segue in acrobazia Luiso. A Torino il Piacenza regge il confronto con la Juve per 45 minuti. I bianconeri passano però con Zidane in avvio di ripresa.
il raddoppio della Juve 3 minuti dopo, cioè all'ottavo. I padroni di casa riconquistano palla sulla tre quarti, poi c'è il lungo lancio di Porrini, il controllo e il destro un po' sporco ma efficace di Vieri. Immediata la replica di Lucci e compagni. Luiso risolve così una mischia sotto misura. 2-1 al decimo del secondo tempo. Al 31esimo punizione vincente di Jugovic. Passivo diventa troppo pesante in realtà al 42esimo, protagonista ancora Vieri. Indicata come sfida salvezza, Piacenza-Cagliari tradisce un po' le attese, eppure per i biancorossi le cose saranno messe bene. Gol di Luiso dopo soli 7 minuti. Ci sono poi proteste per questo contatto fra Pancaro e Luiso, l'arbitro facendo di proseguire. Ci vuole una prodezza di Tovaglieri al 43esimo per raggiungere il pari. Nel finale, nuove proteste del Piacenza per un fallo di mano di Minotti su girata di Dellicarri. L'arbitro è ben appostato, ma ritiene involontario il tocco del numero 27 cagliaritano. Dellicarri protesta e viene espulso per doppia ammonizione. Severa la sentenza, per lui 3 giornate di squalifica. L'ultima trasferta è a Udine contro una squadra lanciata verso la qualificazione in Coppa UEFA. Fallo di mano di Piovani dopo soli 12 minuti, ammonizione per il giocatore che salterà l'ultima sfida, quella interna contro il Perugia. Sergio batte, scienza lisce ed è l'1-0 per i friulani. Causa diverse assenze, la difesa davanti a Taibi non è la solita, altro pasticcio ed autogol di Scienza per il 2-0 al 17esimo del primo tempo.
La partita non ha storia, troppo forte quest'Udinese per il Piacenza. Al 45esimo del primo tempo Paolo Poggi fa 3-0. Quarto e ultimo gol arriva al 40esimo della ripresa, lo realizza Cappioli. L'ultima giornata del campionato mette di fronte Piacenza e Perugia per quello che è un autentico spareggio. Agli Umbri basta un punto per raggiungere la salvezza matematica, ma i biancorossi di casa non ci stanno e Luiso al 29esimo porta in vantaggio i suoi con questo colpo di testa che coglie impreparato Spagnuolo. Taibi salva poi su Dicara. In avvio di ripresa l'azione che risulterà decisiva. Valtolina mette in mezzo e Dicara stende Luiso. Calcio di rigore. La trasformazione è di Capitan Lucci al primo gol con la maglia del Piacenza. Il Perugia dimezza lo svantaggio con Dicara quando ormai è troppo tardi. Il verdetto è questo: Piacenza lo spareggio con il Cagliari, Perugia in Serie B ad accompagnare Reggiana e Verona. Abbiamo rivissuto così l'intera stagione regolare del Piacenza, rimane questa appendice che però è la più importante. Nella rivisitare tutte le azioni, al di là degli apprezzamenti che adesso faremo anche sui gol più belli di quest'ultima parte, abbiamo visto alcuni dettagli. Intanto i numeri di Moretti, vero? Quello stop sul pallone che viene dal centrocampo è una pennellata d'autore. Contento Luigi? Te l'abbiamo fatta rivedere bene stasera, no? Moretti ha scritto pagine sì, di manuale calcistico e noi piacentini abbiamo avuto la fortuna di vederle. Sì. Poi un'altra cosa, dicevo. Al di là della partita di Udine, a Napoli, un consiglio Mutti, non metta più scienza sul palo, perché abbiamo visto anche in altre occasioni, vabbè, a Bologna ha fatto quello che poteva, ma un'altra volta gli è passato un pallone vicino, come a Rivera, Città del Messico, contro la Germania, il famoso 4-3. Non mi sembra, è un bravissimo giocatore, è stato fra i migliori quest'anno, non mi sembra adatto a fare l'uomo sul palo. Speriamo che ci siano due uomini sui pali in occasione dei calci di punizione, calci d'angolo in certe situazioni tattiche a Napoli, uno dei due speriamo non sia scienza. Sì, in effetti se avete notato moltissimi gol che abbiamo preso, li abbiamo presi sul palo destro e quasi molti hanno, sì, sembrano fotocopie delle altre, quindi organizziamoci un po' meglio dietro in quella zona. Sarà forse stato un caso questa telefonata? Pronto? Buonasera. Buonasera Maurizio.
Comandante, come va? Che Maurizio Galdi in collegamento da Napoli per le ultime. Ti dico, Maurizio, abbiamo già sforato i 5 minuti, 6 minuti, quindi abbiamo pochissimo tempo. Sì, sì, no, saremo rapidissimi. Allora, io dacci le ultime. Un bel saluto alla città di Piacenza, che ormai non mi vede più sì. Il suo cittadino. Direttore di Aroto Press da qualche settimana. Da 2 settimane. Da 2 settimane. Complimenti a te, Maurizio. Grazie. Allora, dacci le ultime notizie. Il tempo di preparare lo spareggio. Ecco, sul clima spareggio. Ah, il clima spareggio dopo che a Napoli hanno bloccato la vendita dei biglietti della partita per i cittadini napoletani si è un po' calmato. Indubbiamente si era avuta anche una frattura in seno ai gruppi di tifosi, da un lato i tradizionali legati a Palumella che erano per la neutralità, dall'altra quelli legati a Fiumariello che invece erano più disposti ad un appoggio verso il Cagliari. Negli ultime ore però indubbiamente sta andando forte anche il gruppo degli aversani che sta preparando striscioni per Pasquale Luiso e per sostenere Luiso il Piacenza nella partita che ci sarà. Saranno circa 200 gli aversani che saranno presenti. Sono previsti anche dei pullman che arriveranno dalla zona del Salernitano dove appunto vivono da alcuni parenti della moglie del presidente Garilli. E indubbiamente io sono convinto che poi alla fine la simpatia che si è legata dietro alla squadra del Piacenza, soprattutto anche in vista del fatto che Lino Murti sarà l'allenatore del Napoli della prossima stagione, farà propendere il tifo dei napoletani che domenica comunque riusciranno a trovare biglietti a favore della Piacenza. Domenica i biglietti saranno a disposizione in due biglietterie volanti, una davanti alla curva A riservata ai cagliaritani, l'altra alla curva B riservata ai piacentini. Maurizio, il tuo pronostico? Il mio pronostico è una secca vittoria per il Piacenza che in questo modo mantiene la Serie A e che mi fa sicuramente molto molto piacere perché il mio cuore resta piacentino e biancorosso. Ti ringraziamo di nuovo del tuo intervento da Napoli. Vi aspetto e Napoli con me aspetta il Piacenza per trionfare e restare in Serie A. Prepariamoci per la pizza. Ciao, grazie, facciamo i dovuti scongiuri, si sa mai. Intanto avete visto che giornalismo piacentino ha schierato il trio delle meraviglie a questo allenamento del Piacenza, Robert Gionelli, Marco Villaggi e Gianluca Perdoni. Non si può perdere con un trio di questo genere. Villaggi, sei dappertutto, guardati, dappertutto sei. Oltre le 35 partite anche gli allenamenti, con due ali di qualità. Luigi, siamo la chiusura, veramente. Non possiamo dire altro che augurarci che Piacenza giochi al meglio delle sue possibilità. Penso che questo sia l'augurio migliore che possiamo fare alla squadra. Certi auspici se li faranno ovviamente i nostri colleghi a Cagliari per la loro squadra. Che altro vuoi aggiungere? No, niente, soltanto auguriamoci di avere quella sorte, quella fortuna che durante il campionato non abbiamo mai avuto. E il resto, sì, il campo, finalmente, al di là di tutte le polemiche, di tutte le lamentele, eccetera, a dare un verdetto giusto e equo per tutti. Marco? Nonostante le cifre indichino il contrario, facendo un rapido referendum con tutti i giocatori, si è udito chiaramente dire che Piacenza diventa molto più bravo, molto più forte nel momento in cui riesce ad essere aggressivo. Non sarà facile poterlo essere proprio una partita del genere perché è una partita questa che porta con sé tanti timori e troppa tensione. È normale, è naturale, si gioca in una stagione di 90 minuti, forse in 120, forse addirittura i calci di rigore. Come ha detto Luigi però, e l'avevo già detto lunedì, l'essenziale è che si giochi una partita di calcio vera, non condizionata da alcun fattore esterno. L'arbitro sarà Braschi, avevamo azzeccato il pronostico lunedì. Braschi è un bravo arbitro, vinca il migliore, cioè il Piacenza. Sandro? La battuta. Sandro? Ma massima concentrazione da parte di tutti. Io rincaro la dose per Pio Piovani che sarà in campo dal primo minuto. Avrà un compito importante perché anche lui è uno dei trascinatori cardine di questo Piacenza. Poi massima tranquillità al di là della concentrazione perché prima o poi Pasquale il gol dentro lo mette. Ecco, e parlando, poi con Taibi, Luce e gli altri lo difendiamo. Parlando oggi al termine dell'allenamento, Pina ha detto che per esempio potrebbero diventare
decisive, le famose palle native, calci d'angolo, calci di punizione, eccetera, e Moretti ha lanciato un messaggio, si parla tanto di Tovaglieri, ma lui teme in modo particolare Muzzi. Abbiamo finito. Io devo ringraziare, oltre a Luigi, Marco e Sandro, Roberto Gandolfi, che mi ha dato una mano fondamentale nel montaggio dei gol che avete visto, e Piero Villa. Quindi un ringraziamento ai tecnici, un ringraziamento di nuovo agli ospiti, a tutti voi. Ci rivediamo poi con le nostre trasmissioni per questo finale avvincente di campionato, perché ancora il campionato si tratta. Arrivederci a tutti voi. Mr.